Buongiorno e bentornati nel canale di Lemine News Visit Lemine. Oggi ci troviamo a Brembate in compagnia di un almennese doc, Giovanni Fumagalli. Non vedo l'ora di farvelo conoscere perché veramente è un artista bravissimo. Per iniziare ci parli un po' della tua vita? Ciao, innanzitutto volevo ringraziare Lemine News e te Marco per avermi dato questa opportunità. Io sono nativo di Almeno San Bartolomeo, dove ho vissuto fino a pochi anni fa. Prima di trasferirmi a Brembate sopra. Con lavoro ho sempre operato nel campo del montaggio e manutenzione industriali. Da poco sono in pensione e ho più tempo per dedicarmi a questa passione. Come hai scoperto questa tua passione e come hai iniziato a svolgere questa attività? Diciamo che questa passione è nata fin da bambino, quando mi divertivo a copiare delle figurine i vari calciatori con la penna. Poi progressivamente, sempre avendo passione per il calcio, prendevo ispirazione dalle vignette di Franco Bruna che le trovavo sulla Gazzetta dello Sport e mi esercitavo ricopiandole in formati diversi, mantenendo sempre però le proporzioni originali. Poi piano piano ho sospeso il disegno a penna e mi sono dedicato di più al disegno artistico a matita. Quali sono le tue fonti di ispirazione per i tuoi disegni? Ma solitamente quando vedo una bella fotografia su un giornale mi immagino già di fare già il ritratto di questa persona. Hai avuto qualche insegnante o mentore che ti ha aiutato a sviluppare le tue abilità artistiche? No, a dire la verità non ho mai avuto un insegnante, sono sempre stato autodidatta. Però chiaramente per perfezionarmi ho letto anch'io vari manuali, visto vari video, per confrontarmi anche con altri artisti e vedendo anche diversi stili del disegno. Quali strumenti utilizzi per i tuoi disegni e qual è il tuo preferito? Attualmente gli strumenti che uso sono semplici, i classici del disegno a matita, quindi delle matite di varie gradazioni, le gomme di vario tipo e grandezza, poi c'è l'aggiunta di qualche accessorio, i pennelli, gli sfoglini e chiaramente i fogli. Non ho uno strumento particolare preferito, perché secondo me sono tutti importanti e hanno lo scopo alla fine di formare un bel disegno. Poi, per lavori particolari, uso anche la china, che può essere china classica o a volte anche acquarellata. Come scegli i personaggi che vuoi riprodurre nei tuoi disegni? I riferimenti possono essere di qualsiasi genere, che vanno dal mondo dello spettacolo, dello sport, del cinema o della cultura. Oppure mi diverto anche a disegnare animali, paesaggi di vario tipo o anche nature morte che in passato, oltre che a matita, ho realizzato anche da acquarello. Qual è il tuo processo creativo quando decidi di disegnare un volto noto? Prendendo in considerazione la foto, l'immagine di riferimento, comincio ad abbozzare la figura, delineando i contorni e le linee primarie, aiutandomi anche con la tecnica della quadratura. Poi man mano che il lavoro prosegue, definisco il chiaroscuro e alla fine concludo con la definizione dei particolari. Qual è il personaggio che hai disegnato che ti ha dato più soddisfazione? Ho avuto parecchie soddisfazioni da disegni diversi. Mi ricordo che ho avuto la possibilità di partecipare alla trasmissione Tutto Atalanta di Bergamo TV nella stagione 99-2000. Ai tempi era condotta da Maurizio Bucarelli e dal mitico Elio Corbani. In questo caso ho donato alcuni disegni dei calciatori dell'Atalanta in favore dell'asta benefica dell'associazione Paolo Belli, che è servita per la costruzione della Casa del Sole. Poi in questo campionato ho potuto omaggiare i miei ritratti al presidente della società Percassi, all'allenatore Gasperini e al giocatore Zapata, ricevendo da loro molti apprezzamenti e questo mi ha fatto molto piacere essendo un grande tifoso tarantino. Altre soddisfazioni sono stati i disegni esposti nel comune di Almeno San Bartolomeo, dove ho ritratto alcuni cittadini che hanno ricevuto una licenza civica. Poi anche Gimondi e Timosana, anche qui ho fatto i loro ritratti che sono esposti nel Museo del Falegname, sempre ad Almeno San Bartolomeo. Poi ho avuto anche la possibilità di conoscere e incontrare personalmente Roby Facchinetti, consegnandogli il suo ritratto e anche del compianto Stefano Durazzo. Qual è stata la reazione più sorprendente che hai ricevuto per i tuoi disegni? Mi è capitato di incontrare persone che non riuscivano a distinguere la foto dal disegno, in quanto molto realistici. Anzi, avevano apprezzato di più il disegno che la foto stessa. E per me questo è un bel motivo di orgoglio. Hai mai pensato di esporre i tuoi lavori in un evento o in una mostra? Sì, mi è capitato negli anni passati di mostrare i miei disegni in alcune
e vendi alcuni eventi locali o salve locali. Sì. Quali sono i tuoi piani per il futuro e come pensi di sviluppare la tua attività artistica? I miei obiettivi sono sempre quelli di soddisfare le persone per cui faccio il ritratto e di migliorarmi sempre ulteriormente. Come pensi di pubblicizzare la tua attività per raggiungere un pubblico più ampio, a parte che con Visit Lemine, Lemine News? In questi anni diciamo che mi sono sempre avvalso del passaparola o delle varie conoscenze o amicizie. Ora da poco, anche tramite internet, sono pubblicato sui social. Ah sì, infatti ho visto, sei su Instagram, giusto? Sì, quindi sì, le sì, tue pubblicazioni le trovo. Ecco, giusto per inciso, qui in sovraimpressione vi metteremo poi il suo indirizzo mail e il suo indirizzo del canale di Instagram. E così anche nei commenti, in maniera che se foste interessati per usufruire della mano di Giovanni, lo potrete contattare senza nessun problema. Hai mai pensato di insegnare il tuo metodo di disegno ad altri artisti o aspiranti? No, dire il vero, non ho insegnato mai a nessuno, però mi è capitato di dare dei consigli e di fare delle valutazioni del lavoro degli altri. Un'ultima domanda, Giovanni, che oggi ti ho tediato abbastanza, ed è questa: qual è il messaggio che tu vuoi trasmettere attraverso i tuoi disegni? Il messaggio che vorrei trasmettere è che il disegno ha una forma d'arte, che tutti possono iniziare ad approcciarsi e di non abbattersi ai primi risultati, quelli non sperati, che con la pazienza e l'esercizio continuo si migliora sempre. E da questa forma d'arte si possono, diciamo, prendere delle belle soddisfazioni. Perfetto, grazie Giovanni, grazie per l'intervista. Ricordatevi che in sovraimpressione poi vi metteremo ancora i suoi recapiti, in maniera che lo potrete contattare in qualsiasi momento e lo troverete senz'altro in qualche sagra, qualche fiera dalle zone di Lemine. Noi vi ringraziamo per aver seguito fino alla fine la nostra intervista e vi rimandiamo a una prossima puntata sempre nei canali di Lemine News e Visit Lemine. Grazie e ciao!